Anna, cosa mi sta succedendo? Sono giorni che non smetto di pensare a Enea, questo straniero arrivato in casa nostra. Così straordinario, coraggioso, virile, forte. Quante fatiche ha superato, quante le guerre che ha combattuto. Se non avessi giurato di non sposarmi più, mi piacerebbe diventare sua moglie. L'unica cosa che mi frena è la sofferenza che sono stata costretta a patire per amore. Infatti, dopo la morte di mio marito, non sono stata più capace di concedermi ad altri uomini. Sorellina mia, davvero vuoi privarti della gioia di provare amore durante la tua beata giovinezza? Tuo marito è ormai morto, ti resta solo che accettarlo. L'unico uomo che hai davvero amato, oltre a Sicheo, è Enea. Di questi tempi Cartagine ha molti nemici da affrontare e l'aiuto di un uomo forte come lui potrebbe essere utile. Prenditi cura di questi ospiti troiani e fai in modo che non se ne vadano. Il tempo è dalla nostra parte, perché l'inverno sta arrivando e le loro navi sono impossibilitate. Mercurio, mio fedele messaggero, ti affido un compito di fondamentale importanza. Vai da Enea, che ora riposa sulle coste di Cartagine, e ricordagli qual è il suo destino. Quello di approdare sulla penisola italica per dare vita ad un nuovo popolo. Non si può sfuggire al fato. O Giove, per tuo volere mi recherò da Enea e porterò a termine questo incarico. Mercurio, qual buon vento ti porta qui? Non puoi sottrarti al volere degli dèi e tantomeno a quello del fato. Le Moire hanno cucito per te un destino ben differente. In Italia c'è una nuova patria ad attenderti. È giunto il momento di lasciarti alle spalle i vizi e i piaceri di cui tanto hai goduto qui a Cartagine fino ad ora. Imbarcati con i tuoi uomini sulle navi e approda nella Magna Grecia. Oh anima mia, se questo è ciò che mi aspetta, compirò il volere degli dèi. Enea mio, come puoi farmi questo? Non puoi ingannare chi ti ama. Nemmeno il nostro amore ti ferma. Non fuggire dall'amore così vero che ci lega. Nella mia vita ho sofferto tanto. Ho bisogno di una persona che in qualche modo colmi le ferite. E quella persona sei tu, Enea mio. Non andare via. Resta con me e saremo felici. Questo è il destino che mi attende. Addio. Didone, cara, per questo motivo hai preparato il rogo. Non l'hai fatto per bruciare per sempre i ricordi di Enea, ma bensì per toglierti la vita. E ora mi trovo qui, a patire la sofferenza per la tua morte. Avrei preferito morire prima, pur di non soffrire in questo modo. Servi, allontanatevi. Voglio stare vicino a mia sorella, sentire il suo ultimo respiro per sentirla ancora un po' viva. Anna, carissima, non disperarti per me. Non compiangermi. Ora sono in un posto migliore, accanto al mio sposo Psicheo. Nella mia vita ho sofferto tanto per amore, è vero,
Ma ora è giunto anche per me il momento di lasciarmi andare e godermi il lieto fine che mi merito. E così, come le due dolci anime di Didone e Sicheo, separate dalla crudele Moira, si rincontrarono nelle tenebre dell'Ade, oggi ognuno cerca la propria anima gemella, per fondersi, come loro, tra le fiamme di un eterno amore.